Ragazze, scusate. Signore. Buongiornissimo. Caffeuccio. Buongiornissimo anche a lei. Buongiornissimo. E adesso non è che ero intenzionato a iniziare il video così. In vacca. In vacca. Che dice da voi. Ragazzi, buongiorno a tutti. Come vedete non sono solo, anzi sono ospite. Stiamo andando a raggiungere un'altra persona che fra un po' vedrete. Sono in Abruzzo. Cioè, finalmente dopo 2 anni. Sì. 2 anni, 2 sole. Sono con Mr. To The Summit, Filippo Raposelli, is here? Lui dell'Appennino povero, No, che povero. Tanta roba, altro che povero. Di birra oggi, relax, cioè non è che quanto è bravo, quanto è bravo a presentare. Bello essere con altra gente che come te tiene la camera così come degli parla, è confortante. È molto confortante. Comunque, esatto, prima vi ho presentato Phil, che vabbè, lo conoscerete da mo, ma finalmente posso anche dire di essere in montagna con Pier. Cioè, no, ragazzi, ma posso dirlo davvero, cazzo, dopo anni e anni che gli rompo le palle social, posso dire sono dirette. In montagna con Pier, dirette, esatto, molestissime. E niente, adesso i fanciulli da buone abruzzesi mi hanno portato a Campo Imperatore e io sono, non spaesato di più, come diceva prima Filippo. Niente, dovevano portarmi sulla maiella, ma io quando decido di venire qua poi viene il putiferio, quindi niente maiella. C'era bello qua a Campo Imperatore, siamo venuti qua, finalmente così conoscerò l'Abruzzo, raga, finalmente. Ma noi non andremo di qua, andiamo su contro sole. Vediamo un tipico esemplare di youtuber piazzare la videocamera per girare una clip. Esatto. Quando si vuole dare il via noi e cercare anche la luce giusta, capito? È ovvio. Io automatico, fa tutto lei, non vuole sapere niente. Paura zero. No, soldi e paura mai avuti. Allora, Campo Imperatore, uno degli altopiani più vasti, credo, d'Europa. Non lo so, verificato, perché il 90% di quello che sto per dire sono stronzate. Siamo sul sentiero del centenario, uno dei percorsi più belli, più tecnici e più impegnativi di tutto l'Appennino. Salve, salve lei. Salve. Megalò, il centro commerciale è di qua, Ok. È uno dei sentieri più impegnativi dell'Appennino centrale, misto ferrate, passaggi tecnici di anche secondo grado. Da qua si vede la maiella addirittura. Aspetta, si vede meglio la maiella. La maiella. Fammi vedere la maiella. Allora quella in fondo, quello è il Monte Amaro. La maiella per noi è casa, cioè perlomeno per me che sono del versante della maiella è casa, quindi la tengo sempre come punto di riferimento. Dopodiché dovremmo salire un po' più su per vedere le altre cime. Parliamo di confini con Lazio, Sirente Velino. Se non ci fosse la foschia, però giustamente Pier ci fa tornare alla realtà. Quindi forse dopo vi facciamo vedere qualcos'altro, forse, se fate i bravi solo. Dopo, quando scenderemo, andremo anche su quella cima che vedete lì dietro. E dopo comunque vi faccio dire tutti i nomi dei ragazzi, perché me li hanno già detti 60 volte, ma io non c'è pericolo che me li ricordo. Sto iniziando adesso a abituarmi un po' al paesaggio abruzzese, perché finora ero in una fase di trauma positivo e invece adesso sto iniziando proprio a prestarlo pieno. E a parte che là dietro lo vedete, c'è un cugino delle Dolomiti, perché ovviamente è dello stesso tipo di roccia, quindi non poteva essere altrimenti.
e non vi dico cos'è perché voglio che me lo diciate voi, me lo scrivete nei commenti. Anzi, ho trovato questo ragazzo che me lo può dire. Non fare il timido, dai. È il Corno Grande, la vetta più alta di tutto l'Appennino italiano. 2912 metri, assolutamente alpinistico come setup, diciamo. E infatti ci va Pierre. E infatti che è alpinista. Ma quando mai? E quindi sì, sto apprezzando veramente un sacco. Adesso stanno anche arrivando un po' di nuvolette, quindi probabilmente aumentiamo il passo. Sì, le nuvole stanno arrivando. Si vede da qui, da questo escrescenza. Vedi? Che gente mi tocca frequentare. Vedi i social che ti fanno conoscere? Il capezzolo indica che la temperatura si sta abbassando velocemente, quindi andiamo. Che roba. Piero ha messo il gilet perché... Bene, allora adesso in vetta ci siamo arrivati, mangiamo anche perché è giunta l'ora. E a breve, visto che sono con, detta così è bruttissima, me ne rendo conto, ma sono con il dito più famoso d'Abruzzo, che sa tutte le cime. Adesso vi farò dire tutte le cime che si vedono da qua, dal buon Pier, così almeno io non dico cazzate, che non è il caso. E rendo anche, appena finito di piazzare la GoPro per il timelapse, vi faccio dire tutto quanto. Sappi che questa cosa a me mi imbarazza tantissimo. Mi dica cosa vuole sapere. Io sono un ragazzo timido. Momento super quark. Allora, questo qua è tutto il monte Scindarella, questo di fronte a te, okay. Tutto questo costone, il monte San Gregorio di Paganica. Giù si vede il cefalone. Questo qui, col ditino se ci riesco. Sì, certo. Questo qui sotto il monte Aquila. Poi il Corno Grande, vabbè. Che l'abbiamo visto prima. La laga avvolta dalle nuvole giù. Questa qui giù. Qui c'è il Sirente che si è coperto. Nel frattempo ho preso in mano la situazione. Addio. Aveva un canale Stefano. Poi qui c'è il gruppo del Monte Ocre e dietro c'è il Velino. E purtroppo tutto il Parco Nazionale Abruzzo Alzio Milese si è coperto insieme alla Maiella adesso che non si vede più. E qui a seguire tutto il sentiero del centenario con Monte Prena, Infornace, Cima di Vado di Piaverano e Torre di Casanova. Qui sotto c'è il Cimone Santa Colomba con il vallone o fosso del Malepasso. E qui c'è il continuo della cresta delle Fienare o cresta nord del Brancastello. E qui c'è Stefano. Direi che come servizio, raga, sto giro non potevate chiedere di più. Grazie per... Bene, raga, dopo questo pranzetto rientriamo perché le nuvole stanno arrivando e su c'era anche una discreta temperatura frizzantina, quindi era a caso di scendere. Il meteo dovrebbe darci ancora un po' di tempo per rientrare tranquillamente. E... troppo bello. Raga, troppo bello Campo Imperatore. Ora andiamo verso la seconda vetta della giornata, Pista San Gabriele. Dopodiché scenderemo, anche perché purtroppo come vedete le nuvole stanno un po' impedendo di vedere i panorami, che sono una roba da urlo, però ahimè stanno arrivando. Dopodiché scenderemo e i ragazzi mi porteranno al rifugio qua sopra. Penso ci faremo una birretta o due. E poi per la giornata di oggi, per quello che ci ha concesso il meteo, abbiamo finito. Però devo dire veramente che sì, l'Abruzzo era tanto che volevo venire a vederlo, ma mi ha colpito. Mi ha colpito perché è diverso da tutto quello che ho visto finora. E non mi aspettavo assolutamente Campo Imperatore così. E che figata, raga, che figata. Scivola.
Come un'onda libera ti porta via. No, no, adesso continui. No, no. Sì, sì. No, sì. No, adesso vai. No. Andamento lento. Tac. Che mi facevo, se tutta l'Emilia Romagna sta guardando questo video, com'è? Come lo vedete l'Abruzzo in primo piano oggi? Quindi fatelo si sapere. Si mangia e si beve bene sicuramente. Quello stasera, Stefano, si missa, stasera quello... conferma. Facile, facile. Quindi ragazzi, fatelo sapere, ma soprattutto dovete, siete obbligati a iscrivervi ai loro canali, eh? Mi raccomando, che non facciamo qua. Siamo quasi alla macchina, ci manca veramente poco adesso. Laggiù non so se lo vedete a mezza costa, si vede la riga che poi è il sentiero che ci porta al parcheggio, e con le condizioni di luce che ci sono adesso, giustamente Pier diceva, qua c'è un motivo se lo chiamano anche un po' un paesaggio islandese, perché in effetti se guardate qua dietro Campo Imperatore è uno spettacolo con tutte queste righe bianche che entrano nel prato, ragazzi è proprio bello, è proprio una gran figata di posto, niente da dire. Poi ti giri dall'altra parte e vedi il Gran Sasso, cioè. Bam! Ora che faccio qui? Aspetta? Sì, sì! Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al parcheggio. Adesso carichiamo tutto in macchina e poi andiamo lassù. Mettiamo le nostre carcasse in macchina. A berci un bel birrozzo, perché la giornata non è finita. Anzi, deve ancora incominciare. E no. Quello è il problema. Sì, sì. Io direi che vi saluto, ovviamente non posso che ringraziare i ragazzi che mi hanno fatto la ciceroni oggi, che mi hanno portato nelle loro terre. Era il minimo. Grazie davvero. Terre latte. Come vedete ci stiamo reidratando, adesso mangiamo anche, dopodiché scendiamo e stasera il ragazzo qua mi fa sfondare dei pasticcini. Bene ragazzi, quindi io spero che questo video in una terra diversa dal solito vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prossimamente o domani, sempre se questo ragazzo mi porta a fare qualche altro giro. E mi raccomando, iscrivetevi ai canali di Pier e di Phil, comunque ve li caccio in descrizione così non fate fatica a trovarli, anche se presumo che li conoscete già molto meglio del mio canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, ciao.